premiazione a Palazzo Lascaris dei 130 vincitori della 35esima edizione del progetto di storia contemporanea rivolto agli studenti piemontesi, indetto dal Comitato Resistenza e Costituzione con l'Ufficio Scolastico Regionale. I vincitori prenderanno parte ai viaggi studio nei luoghi della memoria, in Bosnia e Erzegovina, a Trieste e ai campi di sterminio di Mauthausen e Gusen, in Austria. Noi abbiamo scelto di trattare della traccia sugli anni di piombo, quindi ci siamo concentrati sul terrorismo degli anni 70 in Italia. Abbiamo scelto, nonostante tutto, di non parlare di eventi noti, ma poiché noi veniamo da una cittadina di provincia che è Pinerolo, assieme al nostro professore abbiamo trovato una storia locale molto interessante. C'è stata l'esplosione di una bomba, c'è stato appunto l'intervento di delle caserme, delle rivolte studentesche. Quindi abbiamo analizzato in particolare il clima che c'era a Pinerolo in quegli anni e abbiamo notato come questo, nonostante appartenesse alla realtà locale, ristretta, comunque piccola, di una cittadina di provincia, comunque rispecchiasse nella totalità quello che stava avvenendo nel clima nazionale italiano. Noi abbiamo scelto la traccia numero 2, parlava dell'emancipazione dei soggetti del dopoguerra, nell'immediato dopoguerra. Abbiamo realizzato un sito web riguardante l'emancipazione dei disabili mentali. È una traccia molto delicata da toccare perché anche tutt'oggi sono considerati in modo negativo oppure vengono utilizzati termini offensivi per definirli. Abbiamo realizzato questo sito web incentrandoci sulla figura di Franco Basaglia, che era uno psichiatra triestino che ha lavorato sulla legge 180 che portava a tirar fuori dai manicomi i disabili mentali per dargli del lavoro e quindi portarli sullo stesso piano di tutti gli altri esseri umani in quanto sono tali. Abbiamo scelto la traccia Muri verso Sponti perché io e il mio gruppo abbiamo deciso di sfatare alcuni luoghi comuni. Abbiamo deciso di parlare principalmente appunto dell'immigrazione, che è un tema che è molto ricorrente ultimamente e della quale si sanno proprio molte poche cose. E abbiamo parlato della storia di un ragazzo, Emez, che incontra diverse persone nel suo cammino ed è destinato a dover affrontare questo percorso verso l'Italia, nella quale avrà degli intralci in Libia e quindi Emez deve trovare un modo per riuscire ad arrivare in Italia. Una volta che arriva in Italia lui fa parte della Croce Rossa. Noi abbiamo deciso di finire il video lasciando un punto interrogativo nella quale le persone che vedevano il video si proponevano la domanda se effettivamente l'immigrazione sia o meno sbagliata.